Siamo in compagnia di mister Marino. Innanzitutto buonasera, complimenti. Che Lazio ha trovato di fronte, mister? Ma come tutte le squadre, con pochi giorni di allenamento, come noi, come che al momento i ritmi certamente sono bassi e di conseguenza, perché i nazionali sono arrivati da poco, gli altri da pochi giorni che si allenano, di conseguenza in questo momento è giusto che non ci siano ritmi più alti di quello che si è visto, insomma. Che idea si è fatto soprattutto dei giovani della Lazio? Perché nella prima parte ha trovato davanti comunque una Lazio non dei big. Che idea si è fatto di quelli che ha visto? No, ragazzi che si muovono bene, adesso non li conosco perché li ho visti alcuni per la prima volta e quindi è difficile. Io ero preso a guardare i miei giovani perché avevo anch'io tanti volti nuovi e tanti ragazzi in squadra, per cui però dico, l'impronta e l'organizzazione è sempre la stessa di una Lazio, di una squadra che ha fatto un grandissimo campionato per qualità dei singoli e per organizzazione tattica, e quindi è stata sempre una squadra, diciamo, piacevole da vedere. Il Vicenza ha sfruttato appieno l'occasione avuta, la Lazio un po' meno. Ci sono stati dei meriti secondo lei da parte della Lazio, soprattutto sul gol? Ma no, in questo momento, diciamo così, le distanze non sono come dovrebbero essere, quindi non si può parlare di demerito. Ripeto, nel momento in cui in questo momento le distanze, quando non si è in condizione da una parte all'altra, sono ridotte, ma quando chiaramente i campioni entrano in forma, poi la differenza si nota, e si nota meglio in queste, rispetto adesso, ecco, per cui non c'è sicuramente da fare critiche, perché è troppo presto per valutare. Il Vicenza lo scorso anno ha sfiorato, diciamo così, la Serie A. Quali sono gli obiettivi di questa stagione? E dall'altra parte invece la Lazio, che è arrivata al terzo posto, secondo lei che campionato può fare e dove può arrivare? Secondo me ha la forza e l'organizzazione per riconfermarsi come minimo sul podio. Queste è la mia idea, per quello che vedo come gioca, come interpretano le partite in casa e fuori, come mentalità e tutto, per cui da questo punto di vista sono convinto che rifarà un grande campionato. E il Vicenza invece, quali sono gli obiettivi? Vicenza, noi stiamo cercando di fare una squadra simpatica che possa far divertire la gente. Noi, il nostro obiettivo è sempre lo stesso: vivere la giornata e cercare di trarre il massimo in ogni partita, quindi non abbiamo le pressioni che ci sono alla Lazio o in grosse società. Grazie mille, mister. Ciao.